Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud. Per noi coesione sociale significa intanto un grande obiettivo e un grande metodo di discontinuità nel parlare del Sud. Perché? Perché il Sud è stato abituato a immaginare una gerarchia, parlando di sviluppo, che vede al primo posto la ricchezza, alla quale seguirà lo sviluppo sociale, diciamo la coesione sociale, i servizi sociali. Questa cosa qui è sbagliata. Cioè, per me, ma anzi, comincia, grazie a Dio, ad essere, a non essere proprio in solitaria questa riflessione, è il contrario. Nel senso che ci sono mille esempi concreti, intanto ci sono delle zone anche al sud di ricchezza senza sviluppo, e si vedono, in cui sono livelli di consumo forti, in qualche caso arroganti, però senza sviluppo. E invece si vede in... Io faccio sempre un esempio, se si va in uno dei quartieri famosi, famigerati, per esempio della mia Napoli, Scampia, Ponticelli, la sanità, quando si esce da una visita anche veloce non si dice come sono poveri, si dice come sono degradati, come non c'è più niente. Allora, questo è il punto. Quindi per noi coesione sociale significa insistere su questo e ci sono esempi positivi in cui la coesione sociale ha determinato sviluppo. Abbiamo sentito delle storie qui, io adesso racconto quella che sta diventando forse troppo famosa, che queste le catacombe di San Gennaro a Napoli, ragazzi del quartiere, un quartiere terrificante, un prete, un bene culturale bellissimo peraltro, messo a disposizione dalla chiesa napoletana, prima chiuso, sta facendo sviluppo, non chiacchiere, 40.000 visitatori paganti, 25 assunti, altre iniziative collegate che si espandono, ma si può fare il contrario, ci sono posti in cui sono arrivati tanti soldi e siccome non c'era coesione sociale, che non è una chiacchiera, ma significa regole, significa amore per le proprie cose, non è successo niente. L'altro ieri sono stato a Crotone, è stato finanziato 6 anni fa un parco meraviglioso, piccolo dettaglio, i crotonesi hanno deciso un giorno di vandalizzarlo, l'hanno distrutto. Adesso ricominciamo, abbiamo finanziato un progetto fatto da cooperative sociali, eccetera. Sono prove, ce ne possono essere. Lo raggiungiamo attraverso la coesione, attraverso l'obiettivo della infrastrutturazione sociale, che sembra una chiacchiera, significa però promuovere la cultura della rete. La cultura della rete non significa, non è una misura organizzativa, non è essere educati e non mandarsi a quel paese, significa avere un obiettivo comune e finalizzare, starei per dire, condizionare un po' le proprie identità rispetto all'obiettivo. Questo per noi è grosso modo della coesione sociale. Monitoraggio è un settore che ci impegna molto. Per chi ha un po' di gusto tecnico a queste cose, intanto è tutto interno. Intanto è fatto da tutti quelli che lavorano alla fondazione, nel senso che c'è un responsabile della funzione monitoraggio, il quale coordina le attività di monitoraggio che fanno tutti quelli che si occupano di progetti. Quindi da noi uno che valuta il progetto poi fa anche il monitoraggio del progetto. C'ha tre funzioni fondamentali. La prima è quella di dare conto a chi ci dà i soldi, che sono le fondazioni bancarie, ma anche il volontariato che non ci dà i soldi ma è padrone di quei soldi. E quindi sono fatti molto puntuali, molto minuti, eccetera. Il secondo è quello di accompagnare i progetti. Il nostro non è un monitoraggio fiscale, è anche fiscale, nel senso che se non ci danno le fatture i soldi non li prendono, non c'è santi, ma non è solo fiscale, è anche di orientamento, di consigli, di promozione di alleanze, di suggerimenti di partenariati, soprattutto è importante farli abituare fin da subito al fatto che i nostri soldi a un certo punto finiscono, non glieli diamo più e dovrebbero sopravvivere. La terza funzione, anche questa molto importante, è che siccome, come diciamo noi napoletani, nessuno nasce imparato, dal monitoraggio, dai risultati dei progetti finanziati, traiamo orientamenti per la programmazione dei nuovi bandi, delle nuove attività, dove si sbaglia, eccetera, eccetera. E io che non sono né delle fondazioni bancarie né del volontariato, perciò sono stato messo lì perché il meccanismo è che c'è una specie di arbitro che arriva a fare il presidente, devo dire che questa fondazione ha una cosa straordinaria per adesso. Si può provare, si può provare. Prima l'altro
Altra domanda è che portiamo a Torino? Portiamo a Torino che la fondazione ha deciso di fare un esperimento che adesso sembra semplice, ma pazzesco. Dare i soldi al volontariato senza progetto. L'abbiamo fatto. Perché? Perché io penso che non è giusto costringere un'associazione di volontariato a inventarsi un progetto per prendere i soldi. Noi abbiamo sentito oggi uno che fa la promozione della sua associazione per la raccolta di sangue. Dov'è il progetto? C'è bisogno di un progetto, è una cosa seria, una cosa complessa. Ci sono gli investimenti, i ritorni degli investimenti, le procedure. Quando un'associazione di volontariato chiede di essere sostenuta per fare quello che fa un po' meglio, un po' di più, non c'è bisogno di fare il progetto. Si esamina il curriculum, si vede quello che ha fatto e al massimo, come facciamo noi, si chiede di metterlo in rete. Dalla sua faccia ho capito che è una bella botta, dice come i soldi senza progetto? I soldi senza progetto. Abbiamo fatto un esperimento e la fondazione è stata in grado di gestire l'esperimento e ogni volta che facevamo un passo io ricordavo e tutti condividevano che se uno non fosse stato d'accordo non lo facevamo più. E questo significa avere cultura sperimentale, nessuno si affezionare, sempre all'unanimità. Adesso al prossimo consiglio assegneremo il secondo bando, naturalmente riflettiamo con gli esperti, tra i quali il vostro Andrea, vediamo che cosa hanno capito loro, che cosa capiamo dal monitoraggio. Insomma, ci abbiamo la fortuna di poter lavorare in modo sperimentale, senza dover difendere chissà quali principi. Proviamo quello che succede. E questo vorrei dire che portiamo a Torino, e cioè, allora stiamo parlando di una fondazione che ha le risorse da spendere per l'intero sud, come ne prendo uno a casa, non è che ce l'ho. Penso come la fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che credo abbia 500.000 di abitanti, noi abbiamo 22 milioni di IVA, quindi stiamo parlando di una cosa che o riesce a essere di esempio, non per fare i primi della classe, ma per dare un senso al nostro lavoro, oppure è inutile, cioè 20 milioni che facciamo. Dobbiamo tentare di fare delle cose che, e a Torino potremmo anche dire che portiamo un'altra cosa, che non va sottovalutata, che è questo FQTS. L'FQTS è formazione, ma è soprattutto stare insieme. No, ancora una volta, non stare insieme come siamo carini, vogliamoci bene, non ci diamo le dita negli occhi, ma stare insieme significa vedere se si condivide qualche progetto un po' più complessivo e diciamolo pure, se si riesce a dare una, come si può dire, un respiro politico all'azione del terzo settore, che è la vera questione. Ovviamente politico non significa partito, significa se il terzo settore riesce a decidere, ecco, diciamo così, viene bene. Se il terzo persona riesce a decidere che quello che fa, quello che sa e quello che ha di relazione sul territorio servono non a se stesso, ma allo sviluppo del paese.